Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento settimanale dove ragazzi come sempre vi svelerò gli eventi che si svolgeranno questa settimana sui vari giochi che normalmente vi porto sul canale. Come avete potuto leggere dal titolo, questo è un Infotime molto molto importante perché ho delle importanti novità da comunicarvi, non vi preoccupate, sono novità positive, sono sicuro che quello che tra pochissimo vi dirò vi piacerà molto. Naturalmente ragazzi, prima di iniziare comunque vi ricordo di guardarlo tutto questo video e date un'occhiata anche alla sua descrizione perché potete trovare tante informazioni che vi potranno tornare utili per partecipare agli eventi che tra pochissimo vi annuncerò. Naturalmente prima di spiegarvi il tutto vi consiglio di seguirmi anche sui miei social, ovvero sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram, perché ogni tanto vi posto dei messaggi, delle comunicazioni, delle foto riguardanti il mondo dei videogame anche lì. Naturalmente ragazzi vi ricordo di seguirmi su recordinggame.it, che è una piattaforma digitale dove potete condividere i vostri gameplay, e vi consiglio di scaricarvi l'applicazione gratuita che si chiama Awand. È un'applicazione che vi aiuterà a seguire meglio i vostri youtuber preferiti, perché ogni volta che pubblicheranno un contenuto online riceverete sicuramente una notifica da parte dell'applicazione. Praticamente ogni volta che pubblicherò un nuovo contenuto sul mio canale, se siete iscritti al mio canale, tramite questa applicazione sicuramente riceverete una notifica che vi avviserà che c'è un nuovo video online. Naturalmente ragazzi vi ricordo che questo è un appuntamento settimanale che potete trovare online ogni lunedì sul canale. Vi consiglio ragazzi di controllare anche la sezione community del canale perché ogni tanto vi posto dei messaggi anche lì, e per sicurezza vi consiglio anche di cliccare sulla campanella, così riceverete anche da parte di YouTube una notifica ogni volta che pubblicherò un nuovo contenuto online. La grande novità di questo Infotime, che vi dicevo all'inizio del video, riguarda gli orari fissi di pubblicazione, perché ho visto che molti non sanno a che ora pubblico i video sul canale, quindi magari se stanno seguendo una serie rischiano di perdersi magari un episodio importante di quella serie, o magari fanno più fatica a seguirla. Allora, così per provare, durante le prossime 2 settimane, quindi dal 21 gennaio fino al 3 febbraio, utilizzerò questi orari di pubblicazione che potete vedere a schermo, ovvero il lunedì pubblicherò 3 video sul canale, uno alle 14, uno alle 16:30 e uno alle 19. L'Infotime potrebbe uscire in uno di questi 3 orari. Dal martedì al venerdì e la domenica troverete sempre sul canale ogni giorno 2 video, uno alle 14 e uno alle 16:30. Il sabato 3 video, uno alle 11, uno alle 14 e uno alle 17. Quello delle 11 perché so che molti di voi magari non vanno a scuola il sabato e quindi magari hanno piacere di vedere un video magari prima di pranzo. Se dovesse andare bene, dovessi riuscire a rispettare questi orari, diventeranno ufficiali e quindi li utilizzerò anche nelle settimane successive al 3 febbraio. Spero ragazzi che questa idea vi possa piacere, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Naturalmente ho in mente anche di fare un reboot di una serie che avevo iniziato prima di Natale, quindi questa è la seconda novità che volevo comunicarvi in questo Infotime. Prima di Natale avevo iniziato una serie che ho ripreso recentemente, però effettivamente ragazzi non mi ricordo più che cos'era successo prima dell'ultimo episodio che ho pubblicato sul canale, quindi ho deciso di fare un reboot completo della serie, praticamente ricomincerò il gioco da capo. Presto scoprirete di che serie si tratta, ma sono sicuro che vi piacerà parecchio. Adesso ragazzi direi di passare agli eventi di questa settimana, partendo come sempre da Battlelands Royale. Anche questa settimana sarò online per giocare delle partite con voi. Nella descrizione di questo video potete trovare il mio battle tag se volete inviarmi la richiesta d'amicizia per provare a partecipare agli eventi che organizzo su questo titolo. E sarò online il 25 gennaio dalle 18:30 alle ore 19. Se mi avete già inviato la richiesta d'amicizia e non ve l'ho ancora accettata, state tranquilli perché a breve vi aggiungerò alla lista amici. Adesso ragazzi direi di passare su Splatoon 2. Questo titolo mi piace ancora tantissimo, mi sembra quasi di aver iniziato ieri a giocare a Splatoon 2, quindi mi piace come se fosse uscito ieri. Sarò online 2 volte questa settimana, il 23 dalle 18 alle 19 per giocare delle mischie mollusche nella lobby pubblica insieme a voi, e il 25 gennaio sarò online dalle 19 alle 19:30 per giocare delle partite pro.
Non so in che modalità, se zona split, torre mobile, bazookarp, eccetera, eccetera, eccetera. Considerate che se per caso avete giocato pochissime partite pro e quindi siete di livello basso, potete provare ad entrare nelle mie stesse partite, quindi magari beccarmi online. Nella descrizione di questo video potete trovare l'ID del profilo che utilizzo per giocare su Splatoon 2. Va bene ragazzi, direi che possiamo terminare questo infotime qua. Spero che vi sia piaciuto, spero che l'idea degli orari fissi in cui pubblicherò i video sul canale vi piaccia e anche il reboot di una serie che avevo portato prima di Natale vi possa piacere. Mi raccomando, seguitela in tanti. Come sempre ragazzi, se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!